Ciao a tutti ragazzi, sono Andri dello Start Let's Play FIFA, www.letsplay.it, link pagina Facebook in descrizione, e siamo qua oggi con un video riguardante la carriera di FIFA 15. Molti ci hanno chiesto i budget delle varie squadre, e visto che non c'è un video italiano dove appunto fanno vedere i budget di sole big senza perdere tempo, il campionato irlandese eccetera eccetera, abbiamo fatto questo video appunto per presentarvi la carriera sia nei budget sia nei menu. Abbiamo analizzato le principali squadre dei principali campionati europei, cioè tutte le squadre di ogni campionato europeo, partendo dall'Atalanta, 6 milioni di budget, la formazione la vedete a destra senza che la leggo tutta perché non abbiamo tantissimo tempo. Cagliari 5 milioni di budget, Cesena 4, poi Chievo 4 milioni, andiamo avanti con l'Empoli 2 milioni, poi Fiorentina 16 milioni, non pochi, Genoa 18 milioni, tantissimi, Hellas Verona che ne ha 3, che comunque non sono tanti, andiamo avanti Inter 20 milioni, non pochi, Juventus 35 milioni, quindi già squadrone più 35 milioni, Lazio 15, Milan 12 milioni, abbastanza pochi ma rispecchia la realtà, 26 milioni Napoli, 9 milioni Palermo, 8 milioni per il Parma, poi abbiamo la Roma con 30 milioni, visti i mercati che sta facendo nelle ultime stagioni, principalmente finanziati con le cessioni, 9 milioni per la Sampdoria e Sassuolo con 5 milioni che non sono pochi, mi aspettavo di meno, Torino 6 milioni, 15 milioni per l'Udinese, perché ogni anno vende giovani e fa dei soldi incredibili. Andiamo avanti con degli altri campionati. Abbiamo pensato di fare il campionato italiano, poi il campionato spagnolo, il campionato inglese, tedesco e francese. Andiamo a quello spagnolo. Atletico Bilbao 10 milioni e mezzo. Poi ci sta. Dopo l'Atletico Madrid 35 milioni, non pochi. 2 milioni e 9 il Celta Vigo. 425.000 il Cordoba, niente, 1.900.000 l'Elce, poveri anche loro, 80 milioni per il Barça, una sicuro delle squadre più budgettate, 7 milioni il Getafe, un po' di più il Granada, il Levante 9 milioni, 9 milioni il Malaga, Rayo Vallecano 1 milione e mezzo, 425.000 anche per il Deportivo, veramente pochi, 6 milioni l'Espagnol, 95 milioni il Real, mister 100 milioni a parte, 6 milioni la Real Sociedad, 250.000 l'Elbar, cosa ci comprate, vabbè. E anche queste comunque sono delle sfide, 18 milioni il Siviglia, 5 milioni l'Almeria, e qua praticamente dobbiamo ricominciare. Valencia 20 milioni, dovrebbe essere, no, c'è il Villarreal 8 milioni, e penso sì, sono finito, ok. Sto andando molto veloce perché non voglio far durare questo video una quaresima, per questo anche ho fatto i 5 campionati principali, e niente, dopo facciamo vedere anche il menu. Monaco 75 milioni, veramente tanti, Bordeaux 7 milioni, Gingamp 2 milioni, Evian 2 milioni, Lorient 3 milioni e mezzo, Metz 1 milione e mezzo, 2 milioni in Nantes, 13 milioni in Lille, 15 in Marsiglia, poi abbiamo il Montpellier 7 milioni, il Nizza 4 e mezzo, lo Lione pochi, il PSG 120 milioni, 2 milioni per il Lens, Saint-Étienne 8 milioni, Bastia 2 milioni, Caen 2 milioni, 2 milioni e 9 il Reims, Rennes, insomma, questi i budget. Andiamo avanti. Andiamo in Germania. Colonia 3 milioni e mezzo. Poi abbiamo i Mainz 4 e mezzo, Hoffenheim 9, Hamburgo 7 e mezzo. 18 milioni per il Leverkusen, buono. 30 milioni il Borussia Dortmund, 10 il Mönchengladbach, 5 milioni l'Eintracht di Frankfurt. Il Bayern 55 milioni, ogni tanto lagga, quindi fate magari pausa se volete concentrarvi sulla promozione eccetera eccetera, 10 milioni lo Schalke, 4 milioni e mezzo il Friburgo, 8 milioni l'Hannover, 8 milioni così come l'Hertha, 1 milione e mezzo il Paderborn, 6 milioni lo Stoccarda, 25 milioni il Wolfsburg, 3 milioni il Werder, 3 milioni e mezzo il Colonia, 4 milioni e mezzo il Mainz e poi l'Hoffenheim 9 milioni. Ricominciamo all'Hamburgo, quindi cambiamo subito lega. Ho sbagliato, Inghilterra Arsenal 35 milioni, ole, Aston Villa 11 e mezzo, ole, ok basta, 7 milioni e mezzo per il Barney, non pochi per un anno in promossa, poi abbiamo il Chelsea con 55 milioni, belli, 9 milioni il Crystal Palace, 14 l'Everton, mi aspettavo un minimo di più, e al City 10 milioni, non pochi, poi abbiamo il Leicester City con 9 e mezzo, 5-3 allo United, 40 per il Liverpool, non pochi, 80 per il City, belli, giusti, 39 lo United poteva anche alzare sul supermercato, 10 milioni per il QPR, 11 per il Southampton. Il Newcastle non ho fatto in tempo a leggere. E Spurs 26 milioni, 16 milioni lo Stoke. Sunderland anche lui 16 milioni, 9 milioni e mezzo per lo Swansea. E West Bromwich 9 e mezzo anche lui. West Ham 11 milioni. Ok, andiamo. Ci dovrebbe mancare non ci dovrebbe mancare nessun campionato, o forse sì, cosa mi sto dimenticando. Andiamo a vedere un po' di squadre, va? Andiamo a vedere per esempio l'Ajax. L'Ajax 10 milioni, poi di squadre, diciamo, di campionati non principali, ma squadre forti che in Europa si sono fatte valere, eccetera, eccetera. Oltre all'Ajax mi viene in mente, potremmo guardare il Celtic, ecco. Scozia, Celtic 7 milioni e niente. Poi Russia, CSKA, Zenit 40 milioni e la Madonna, CSKA, mazza squadra intanto, e CSKA a Mosca 18 milioni, oltre a Dumbia, Musa e tutta questa gente molto lenta. E basta, dai, direi che andiamo un attimo a vedere la Serie B, perché in Serie B comunque c'è gente interessante per fare le carriere soprattutto. 6 milioni e mezzo qua l'Anderlecht, potrebbe essere una carriera divertente. Infatti poi alla fine la domanda sarà: volete che facciamo una carriera seria con tantissimi soldi, non che le molliamo come l'altro anno, eccetera, eccetera? Vediamo, e mi raccomando, già ve lo dico, rispondete intanto nella sezione commenti, che per noi è molto importante. Ok, quindi adesso stiamo tornando verso l'Italia per vedere qualche budget della Serie B, che purtroppo non è completamente licenziata, infatti vedrete, perché ho visto degli scempi, ecco. E Serie B, ok, l'Italia, Serie B, Avellino 500.000, diciamo gli stemmi sono, vabbè. E poi c'è il Bologna, poi il Borgo Calcio con 200.000, il Bologna c'ha tipo 3 milioni, Brescia 3 milioni anche lui, non può riprendere Serie B, 200.000 il Carpi, 5 milioni il Catania, 900.000 il Chiavari, Cittadella 1 milione, Crotone 1 milione, Frosinone 1,5, La Spezia 2 milioni, 500.000 il Lanciano, 700.000 il Latina. Poi abbiamo Livorno 2,5, Modena 1, 1,2 Perugia, Pescara 4, Terni 2, Trapani 200.000, Varese 500.000, Vercelli 1 milione, stemma ufficialissimo, e abbiamo finito le squadre. Quindi adesso andiamo a far vedere un po' il menu di appunto la carriera. Allora, facciamo l'Atalanta, non perché voglio fare una carriera con l'Atalanta, ma perché è la squadra che c'è già qua selezionata. Quindi premiamo la X e niente, andiamo avanti a vedere un po'. Lagga. Per fortuna questo video ovviamente è stato registrato prima, non sto commentando dopo che avete spento e riaccendo sulla play, almeno a me non laggava più, quindi solo, diciamo, al primo avvio, perché al primo avvio ho cercato di registrare il tutto. Quindi un attimo di pazienza e iniziamo a vedere la grafica della carriera di FIFA, perché prima mi ho fatto vedere la cosa degli scambi, ricordo anti-loot, non degli scambi, scusate, dei prestiti, ed ecco qui. Allora, queste cose sono uguali all'altro anno, difficoltà, le solite, campione, leggenda, eccetera, eccetera. Rigore finanziario, sempre 85, 75, 60, cioè quanto prendi su una cessione tu. Rose utilizzate, scariche sempre più recenti. Si può disattivare la prima finestra di mercato estivo per non vedere subito giocatori già trasferiti che se ne vanno, insomma, bug vari. Come sempre si può scegliere se avere le coppe europee alla prima stagione oppure non averle. Io faccio sempre risorseggia con testa di serie, perché se no ti capitano squadre random di ogni campionato, in Europa League, in Champions, e non mi sembra una grande idea. Andiamo avanti, allora download gli aggiornamenti non lo facciamo vedere. Andiamo avanti anche qua, ho messo il nome predefinito, Willy Piccolo, e c'è sempre la prima pagina della Gazzetta dello Sport, quindi anche qua sotto questo punto di vista almeno grafico non è cambiato nulla, il testo non è che me lo ricordo a memoria ogni anno. E adesso aspettiamo il caricamento. Sono anche un minimo raffreddato, molto bene. 41,5 per Diego Costa. Questo è l'elenco, diciamo, dei trasferimenti più importanti della sessione estiva reale, quindi lo mettono e niente, diciamo che non ha tutta questa utilità. Siamo già a 9 minuti e mezzo di video interessante, e vabbè, non farò durare molta presentazione del menu, credendo che non ci siano tantissime cose nuove. Allora, principale, questa schermata è più o meno uguale, la rete di mercato globale, le info a destra, poi c'è le classifiche, le statistiche di squadra, calendario, statistiche di giocatori, incontri e altri campionati. Ufficio, solda roba, posta in arrivo, la mia carriera, richiedi fondi, non te le danno mai. Contratti, staff primavera, incarichi e impostazioni. Vediamo le mail, sono sempre le solite iniziali, dell'osservatore, degli obiettivi, degli coppa. Insomma, anche sotto questo punto di vista non mi sembra cambiato tanto. Informazioni importanti sul mercato che è aperto, salve Willy, salve. Non sono un cane, mi chiamo Willy. E vabbè, sono pessimo. Infortunato Dennis nella fine della scorsa stagione vera, quindi quelli che saranno infortunati lo sono anche all'inizio di FIFA 15, della carriera evidentemente. Poi trasferimenti, vedo che è tutto uguale, almeno sotto l'aspetto del menu. La formazione, hanno cambiato il design anche qua sulla carriera, vediamo un po' com'è. Allora, bello, mi sembra molto, molto scorrevole. Beh, sì, con i cambi veloci, con i moduli, con le istruzioni, insomma, mi sembra fatto bene, tutti i moduli, ruoli, capitano, tiratore, rigore, eccetera, eccetera, e qui, figo. Allora, le istruzioni, cosa sono queste istruzioni? In pratica, voi potete decidere se il vostro difensore, è come cambiare un po' il work rate prima della partita, cioè se quando, se tipo lui deve stare fisso indietro, se deve anticipare, se deve attaccare ancora di più, oppure se l'attaccante magari può fare pressing in difesa, oppure no, oppure diciamo se intercetta i passaggi, se fa pressing sul giocatore. Insomma, potete cambiare tante cose qua, mi sembra una cosa abbastanza utile, cioè date indicazioni più precise al vostro attaccante, che magari qua gli dico di inserirsi centrale, se no si inserisce sulla fascia, se no insomma qua è l'attacco equilibrato che è quello di base, invece poi si può scegliere cambiando che... Diciamo si attacca più di squadra, si fa salire la squadra, cioè tiene palla, insomma, robe utili. Quindi il video della carriera è finito, se vi è piaciuto lasciate un bel piace, mi raccomando diteci se volete che facciamo una super carriera, il sondaggio con la squadra, se in molti di voi lo vorrete, sarà su Facebook, quindi seguite la nostra pagina Facebook in descrizione. Detto questo, noi ci sentiamo nel prossimo video, bye bye!